Un tempo ciascuno non fa male a nessuno, anche se Lanciano ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini, un derby condito di veleni, di polemiche, anche di colpi proibiti. Nel Castel di Sangro ancora assente il portiere Mancinelli, oltre allo squalificato Pignotti. Ranalli, bomber del Lanciano, non ce la fa ad assorbire il torcicollo. Nel primo tempo, in un derby tra l'altro condito di ex Castori, Bocchini e Pestrin, all'ottavo minuto il Lanciano si rende già pericoloso. Azione di Cau sulla sinistra, Sapanis, ancora Cau che trova Carassavidis, il cui tiro è fuori di poco. Dopo un minuto insistono i frentani, Cichella va via di forza sulla destra, incrocia Carassavidis e questa volta la mira è migliore, ma Di Quinzio tocca il pallone che si infrange sulla traversa. Al 14esimo il giovane Di Quinzio deve impegnarsi per mandare in corner una punizione di Pestrin, nata da un fallo di Di Napoli, poi ammonito su Pestrin. È il momento più duro della gara, dove il Castel di Sangro non riesce a far gioco e neanche a frenare la veemenza del Lanciano. Al 32esimo però prima conclusione a rete dei padroni di casa. Di Napoli prova da 20 metri, la palla non è lontana dal palo di sinistra, sarà l'unica conclusione del primo tempo. Al 35esimo la discesa di Amadio sulla sinistra, liberato da Cau, il fluidificante rossonero arriva al tiro, ma la palla tende ad uscire. Al 41esimo la svolta della partita, un tiro da fuori area di Giulio Dori, la respinta corta di Di Quinzio che, quando cerca di riprendere il pallone, tocca a Carassavidis, c'è anche un difensore del Castel di Sangro lì vicino. E calcio di rigore e gol del Greco, dopo le veementi proteste dei sangrini che reclamavano però per un precedente fallo su Di Napoli al limite dell'area. Alla fine del primo tempo, dopo 4 minuti di recupero, botte tra i giocatori in campo vicino alle panchine. De Palma, sceneggiata napoletana, crolla sul terreno e Taccola non lo tocca, poi parapiglia generale con Pestrin che interviene, scalcia qualcuno e viene espulso dall'arbitro. Nel secondo tempo, nel Lanciano esordio di Daniele De Vezzi, resta negli spogliatoi Sapanis, in inferiorità numerica i frentani lasciano l'iniziativa al Castello che non fa male. Specchia passa al tridente offensivo inserendo il lungo Pinamonte accanto a Conti e De Palma, la manovra appare faraginosa ma le occasioni sono tutte per il Castel di Sangro. Al 19esimo episodio dubbio, palla in area, scontro Bocchini-Pinamonte sull'uscita di Aprea, De Palma serve Conti che mette dentro a porta vuota ma il guardalini aveva già ravvisato il fuorigioco, l'arbitro non valida tra le proteste dei padroni di casa. Un minuto dopo Taccola tocca troppo corto per Aprea, De Palma non conclude. Al 23esimo espulso il tecnico sangrino Paolo Specchia per proteste. Un minuto dopo doppio miracolo di Giuseppe Aprea, prima su De Palma poi sulla ribattuta ravvicinata di Pinamonte. Al 32esimo il pareggio, a quel punto anche meritato. Conti serve De Palma che va per la linea di fondo campo, poi tra un grappolo di difensori del Lanciano serve Pinamonte che appoggia in rete. Al 34esimo il Lanciano risponde con un colpo di testa di Carassavidis sul traversone dalla destra. Al 36esimo infortunio al portiere Di Quinzio che poi resta in campo anche se l'arbitro Banti di Livorno incredibilmente chiede alla Barella di entrare in campo. Voleva riprendere il gioco senza il portiere? Al 39esimo Andrea Conti recupera un pallone, apre per il neo entrato Ciotti che spreca così. In pieno recupero, 48esimo, su punizione di destra, il Lanciano rischia di capitolare, ma Aprea pensa, niente scherzi anche se siamo a Carnevale, e dice no a De Palma con un gran colpo di reni. È l'ultima emozione di un derby giocato sul campo, ultima emozione sul terreno verde, ma ce ne saranno dopo altre, e che emozioni in sala stampa. Io la direzione arbitrale, perché in campo ho un buon udito, grazie a Dio, sento bene quello che dicono i giocatori, e tutto qui, ho fatto un po' le mie considerazioni. Hai lanciato qualche accusa alla società del Castel di Sangro? Ma quello alla fine, lasciamo stare. È successo qualcosa. Parliamo un attimo della partita, una partita in cui nel primo tempo avete giocato meglio del Castel di Sangro, nel secondo tempo poi avete subito il ritorno essendo in 10 contro 11, sì. Stati più in difficoltà. E questo è vero, bisogna vedere però che siamo rimasti in 10, bisogna vedere poi che piega ha preso la partita, bisogna vedere quello che si sono permessi di dire i giocatori del Castel di Sangro all'arbitro, al guardalini, e quello che invece hanno fatto i miei giocatori che hanno... Dall'altra parte c'è stata molta contestazione in occasione, sì, del calcio di rigore. Bella faccia, un rigore così è clamoroso e netto, hanno un coraggio da leoni per protestare su quel rigore lì, ci vuole coraggio. Allora giratevela come vi pare, a posto così, va bene? Ma volete fare domande e anche le risposte? Non mi fate le domande, fatevi da solo l'intervista. Va bene, allora se ve l'hanno detto, volete, mi trovate d'accordo?
Io ho detto, sono stati vergognosi, hanno protestato su un calcio di rigore netto come una casa. Gliel'hanno detto tutti i colori all'arbitro Quattarini, alla fine del primo tempo ci ritroviamo noi in 10 perché Pestrin è stato sicuramente colpevole di aver reagito a una provocazione. Però quello che ho visto, che ho sentito dire, e ho visto poi come si è comportato il direttore di gara, per me non trova giustificazione e riscontro. Anche il presidente Gargano del Castel di Sangro si è lamentato della direzione arbitrale. È una bella faccia tosta. Complimenti. Ma perché un clima così? Il presidente del Castel di Sangro Gargano, un tempo ciascuno, il primo del Lanciano e il secondo del Castel di Sangro, un derby in alcuni tratti rovente, forse troppo nervoso anche nel dopogara. Certamente sì, soprattutto durante la gara, una gara molto contratta, molto nervosa, che poi risultato determinato tutto sommato da episodi. Io però vorrei aggiungere che anche in questi momenti così difficili bisogna conservare calma e serenità, questo è un invito che rivolgo a me stesso ma che rivolgo anche agli altri. E vorrei sottolineare che non abbiamo bisogno di lezioni né di civiltà né di educazione, da signori che io non conosco e non so chi siano, ma noi possiamo certamente insegnare a lui e ad altri l'educazione e la civiltà, questo per essere molto chiari. Ecco, riferimento presumo al tecnico del Lanciano Fabrizio Castori, che in sala stampa ha lanciato delle accuse alle società del Castel di Sangro. Come mai? Che cosa è successo? Io cosa è successo non lo so, so solo che il tecnico deve fare il tecnico e quindi deve esprimere giudizi tecnici, nessuno accetta da lui lezioni di civiltà e di educazione. Vorrei dire peraltro che dovrebbe essere ben soddisfatto di questo risultato, perché denuncio con forza, ed è la prima volta che lo faccio, che arbitraggi così scandalosi stanno falsando il campionato. Ecco, per quanto riguarda la partita, sugli episodi più o meno dubbi si potrà discutere anche per tutta la settimana come si fa di solito. Il Castel di Sangro abbiamo visto comunque parecchio in difficoltà nel primo tempo, non così nel secondo, forse anche perché Lanciano è rimasto in 10, comunque nel secondo Castel di Sangro più convinto all'attacco con le tre punte ha creato molti problemi a Lanciano. Ma che ci siano difficoltà tecniche questo è fuori discussione, e vorrei dire che però i due tempi sono stati giocati in maniera diversa, non solo per l'espulsione di un giocatore del Lanciano, ma anche perché nel primo tempo l'arbitro ha impedito di giocare interpretando ogni intervento a senso unico, favorendo clamorosamente il Lanciano, dandogli un rigore che non c'era perché viziato da un fallo precedente, cosa che hanno visto tutti. Allora io vorrei sapere se questo campionato deve essere deciso a tavolino o sui campi di calcio. Paolo Specchia, un pareggio salomonico o no? Un tempo ciascuno ma roventi polemiche alla fine della partita. Sì, sì, il primo tempo è stato sicuramente di marca lancianese, come dire, cioè sono stati più bravi loro, erano più tranquilli in campo, hanno fatto girare palla molto bene, noi non siamo stati come al solito subito intensi e aggressivi, quindi diciamo che un primo tempo in cui Lanciano si stava comportando molto bene, però senza avere inciso più di tanto. Poi è stato questo episodio del rigore che certamente io non condivido, cioè, a me il rigore non c'è soprattutto perché c'era un episodio precedente che l'ha falsato completamente, quindi il rigore in quanto tale forse era anche netto, però l'azione precedente non è stata fermata. Ecco, bravo, lei ha voluto ancora più chiarire il discorso, però ecco, andava alla panchina, anche l'intervento non mi sembrava un intervento chiaramente a rigore, ma c'era il discorso precedente che lo annulla ancora di più, quindi l'arbitro secondo me lì ha sbagliato, quindi siamo andati sotto e poi per fortuna diciamo siamo rimasti poi con un uomo in più perché Pestrin è stato cacciato e qui in punto là con un uomo in più siamo stati capaci di mediare con un secondo tempo non brillantissimo però quantomeno intenso, dove siamo stati capaci di creare 4-5 palle gol, qualcuna sventata da Prea, qualcuna appunto sbagliata sotto porta e poi per fortuna è arrivato sto pari che almeno ecco, ci dà qualche cosina. Ecco, una domanda forse stupida mister da parte mia, ma il secondo tempo del Castel di Sangro secondo lei è stato così diverso dal primo per le tre punte con l'ingresso di Pinamonte o perché Lanciano era in 10? Ma per tutti e due i motivi, non c'è mai una verità sola, nel calcio le verità uniche non esistono, c'è una componente più un'altra che magari sfuggono che fa poi il risultato, non è mai un'unica componente a farlo. Senta, diciamo di queste polemiche, tante recriminazioni da ambedue le parti, tante polemiche. Lei è stato anche espulso dall'arbitro perché? Perché protestava? No, perché ero uscito dal mio seminato, dallo spazio che è quello dove normalmente dobbiamo sostare, preso dalla rabbia, dalla gara in sé per sé sono stato molte volte fuori, quindi il segnalino ha richiamato l'arbitro e il quale mi ha invitato a uscire, ma non credo di essere però squalificato, questa è la mia intuizione, potrei sicuro che sbagli, ma spero e penso di no. Infine un parere sul Lanciano visto oggi? Ma non lo devo definire, c'è una buona squadra che come ho detto prima era insieme al Chieti
la squadra forse più scorbutica che noi potevamo trovare in questo scorcio di campionato, e si è rivelata tale.